Ciao camera 4. Ciao. Siete pronti all'intervista adesso? No! Dovete dire sì. Dovete sì! Dire sì. Dalla regia ci comunicano così. Ok. Allora, iniziamo. Ordini supremi, mica. Capito? C'è tutto nel contratto. Allora. Io non ho un applauso all'intervistatore Luchino. Un applauso. Anche Luchino al cameraman. Non ho firmato niente. Anche al cameraman Noemi. Allora, cosa ne pensate della casa? È molto bella. Una alla volta, si parte dalla Sabrina. Volta. Ah, è vero, prima i nomi. Giusto. Sabrina. Tu. Anna. No, fuori. Tu. Beh. Anna. Tu. Eleonora. Tu. Giorgia. Tu. Sara. Tu. Francesca. Tu. Noemi. Io. Noemi, Ermenegilda. Io. Caterina. Amica. Ursula e... Luca. Basta. Luchino. Luchi. Luke. Ammiraglio. E basta. Anzi, ma per gli amici ammiraglio Lucas. E il principino. C'è un uomo. Allora, intervista, prima domanda. Cosa ne pensate della casa? No, si va in ordine. Sabri. Sabri. È più grande di quella dell'anno scorso. Beh. È più bella. È più grande, però posso dire quello che non mi piace? Certo. Questo qui dopo, però. Ah, okay. Dopo. Allora è bello. È grande e le stanze mi piacciono. Così, così. Via! Ci sono le stanze grandi e non come quella di Lasse perché era un buco. Cosa ne pensate del bagno in camera? Cioè, aspettate. Io mi metto nei vostri panni. Secondo voi siete tutte soddisfatte perché almeno avete il phon, vi potete fare lo smalto. Sì, molto. Tutti, no, tutti. Lo smalto. Lo smalto cosa, ne pensa- cosa ne pensate del bagno nella camera? Tu, Sabri. È più bello. Tu? E non c'è la figlia. Bellissimo. Bellissimo. Potete rispondere anche altro. Vai. È bello però in certo senso è brutto perché non c'è il bidet. È vero, lo confermo. Lo confermo. Lo scriviamo, l'anno prossimo lo facciamo montare in tutte le camere. Bravo. Fortunato. Cosa fortunato? Avere il bagno in camera, così devi fare la fila. Ok. Vedi che genio, anch'io lo penso. Cosa non vi piace della casa? Io. Vai. Non c'è, cioè il giardino era più grande all'aste. Te. Ci sono i mostri. Bravo. Ecco, mosche. Buon. E il giardino era molto più grande. Ok, quindi vi posso dire una cosa. Se il vostro problema è mosche, stasera ci troviamo e giochiamo a mosca cieca. Sì, e va bene. Bravo Luchino, questa è una soluzione. Bello. Voi? Mosche. Ok. Poi, altra domanda. Cosa ne pensate degli animatori? Non valgono risposte negative, perché sennò vedete. Esatto. Vai. Dipende cosa. No, quasi tutti sono bravi, tranne Luchino. No, questa io la boccio. Bocciamo. Dai, però la Noemi è bravissima. Ci manca. Vai. Ci manca. Sono tutti bravi. Sono bravi, però... Perché questa però parte cosa? Niente cosa però? Però alcuni... No, sono tutti bravi. Ah, ok. No, io offendete. Vabbè, mi hai già bocciato. Tu? Cosa? Sono tutti bravi. Voi cosa ne pensate? Loro che bisbigliano? Orrendo! Bravi, bravi. Cosa ne pensate del film delle attività? Manco io. L'hai detto? Schifoso. Ok, allora ridillo. Dillo. Cosa bravi. Ne... Ok. Era solo questo. Hai fatto perdere tempo per un bravi. Bravi per i cellulari. Ok. Sì, no, ciao. I cellulari non si contestano. Ma intendi il pianeta del tesoro? Allora, il pianeta del tesoro. Che è il pianeta del cosa tesoro? Cosa ne pensate Augusto dell'attività svolta stamattina? Vi è piaciuta? No. Cosa, se non vi è piaciuta, cosa c'è da migliorare? Il film non era bello. State Taci, scherzando, è bellissimo. Taci, è bellissimo. Dopo le mazzate. Super visori. Voi che guardate, non ascoltate questa affermazione. Il film è bello, va tutto bene. Non è vero! E soprattutto non picchiamo i bambini. Anna? A volte allora, il film è stato bellissimo e anche l'attività di stamattina. No, cosa ne pensi? Un film orrendo. Cosa? Certo, è passato tutte le ore a dormire, cioè. Però l'attività mi piaceva perché c'era un gruppo che potevi. Oddio. Ah, per adesso per questa domanda. No, niente. Bravi. Vai. Grazie. L'attività che c'è stata dopo mi è piaciuta, ma il film direi. Da cosa ne pensi? Non parlare male dell'attività fatta con l'animatore perché i compagni un po' rumorosi. Brava, dillo ancora. Compagni un po' rumorosi. Provvediamo. Il film è brutto, ma le attività erano uguali a quelle dell'anno scorso. Quindi... Abbiamo tutti la stessa opinione. Anche questa bocciata. No. Adesso risponderà Samori. Risponderà in inglese, però. Oh, porca, ma che non capisco. Anch'io. Vabbè,
Cioè io te l'ando da caso alla regia. Vai. Allora. Vogliamo i sottotitoli. Vogliamo i sottotitoli. In sovrappensione appariranno i sottotitoli. Sì, cosa vabbè, ne pensate della cucina? Cosa ne pensi? Il dentro della cucina. Sì, però l'inglese. L'inglese. The inside. Sì, inside. Inside. Okay. Yeah. Of the kitchen. The chicken. No, chicken no. È pollo, io lo so. I like the kitchen, but there's too many flies and it's good and it's clean. Ok, quindi se avremo bisogno di ripetizione d'inglese sappiamo già da chi andare. Anche voi regia, casa, tutti. La Samori. Tutti. Tutti da Samori. Qualcun altro vuole rispondere in inglese o in spagnolo, in aramaico? O a gesti. A gesti, sì, no. Anche a gesti. Noi accettiamo anche a gesti. Alfabeto muto. Ok, adesso... Alfabeto farfallino. Adesso finiamo con un bel saluto che dovete improvvisare in meno di un minuto. Molto bello e che riguardi noi due intervistatori. Ok, pensate. No, io non ho capito. Dovete fare un saluto. Poi ciao. Saluto, non così, ciao è troppo generico. Un altro saluto. Ciao ciao. No, va bene, io l'ho già preparato. Ok. Arrivederci. Ok, ciao. Anna, sai come ci saluti? Tipo noi diciamo, ciao Anna, tu ci dici boh. Dai, di qualcosa, okay. Anna. Qualcosa. No, Sabri, sei scontata, l'abbiamo già detto. Se no, vabbè, di solito ciao e basta. Ciao. Sì, ma vogliamo cose originali, se no non verrete votate. Vai. Anch'io. No, no, no. Vai, passa parola. Sabrina. Ciao Sabrina. Ciao. Ok. Ciao Eleonora. Ciao. Che belli che sono gli animatori. Tutti tranne Luchino. Tutti tranne Luchino. Non è vero, sono invidiose. Vai. Ciao. Ok, voi ciao. Hola. Buenos días. Ok, basta con l'intervista. Ciao. Bye.